Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, giù di Muscoli a Vita, lasciate perdere quello che è dietro le mie spalle. Oggi voglio parlarvi degli sgarri, di come prepararsi ad affrontare uno sgarro. In questo ultimo periodo sembrerebbe che tutti noi stiamo parlando di sgarri, vari fit youtuber stanno commettendo gli sgarri, magari è perché siamo in estate. In estate è un po' più difficile rispettare la dieta perché ci sono tanti eventi, uscite, eccetera eccetera, birra in spiaggia, e è molto più difficile controllare la dieta e rimanere dentro i macronutrienti e le calorie giornaliere se state seguendo la dieta flessibile. Comunque, oggi quindi parliamo di sgarro e voglio fare una distinzione tra i due diversi tipi di sgarro. Primo, lo sgarro volontario, ovvero quello preparato. In altre parole, io lo chiamerei godersi la vita, godersi gli episodi della vita. E questi sgarri sono quando, ma ad esempio, già sappiamo che abbiamo un evento di venerdì, il matrimonio della sorella, la festa dell'amico durante la settimana, eccetera, eccetera. Già sappiamo che in quell'occasione sarà difficile per noi rimanere a rispettare la nostra dieta. Il secondo tipo di sgarro invece è lo sgarro involontario, quello sgarro che non controlliamo, ci viene una voglia matta di dolci oppure semplicemente abbiamo fame, abbiamo voglia di mangiare e quindi sgarriamo, usciamo completamente dalla nostra dieta. Quindi questi sono i due tipi di sgarro. Iniziamo subito, volevo parlarvi del primo tipo di sgarro, lo sgarro volontario. Se voi già sapete che commetterete uno sgarro, vi potete preparare in modo ottimale. Se volete minimizzare i danni, adesso vi do il piano che seguo io e che faccio seguire anche alla gente che mi circonda per minimizzare i danni alla vostra composizione fisica. Allora, se già sapete che, ad esempio, avete un evento la sera tardi, una festa, in cui magari berrete, mangerete, eccetera, eccetera, questo è come affronterei io la mia giornata. La mattina mi sveglierei e fino a pranzo farei il digiuno intermittente. Il digiuno intermittente non catabolizza la massa muscolare, anzi, e vi permette in più di avere questo buffer di calorie giornaliere. Praticamente, invece di mangiare la colazione, che sono più o meno, se mangiamo anche solo una tazza di latte con dei biscotti, 300, 400, 500 calorie, saltate la colazione e quelle calorie le utilizzerete poi per lo sgarro la sera. Quindi fate il digiuno intermittente fino a pranzo, questo vuol dire che consumate 0 calorie fino a pranzo. Poi a pranzo farei un pasto che principalmente basato in proteine e carboidrati, quindi farei un pasto magari con 60 grammi di proteine, 30 grammi di carboidrati e solamente una manciata di grammi di grassi. Ad esempio, questo potrebbe essere un filetto di pollo alla griglia con dei fagiolini e con un po' d'olio sopra. Questo è un pasto magari di 300-400 calorie che fate a pranzo prima di andare in palestra. Poi andrei in palestra. Che cosa farei in palestra? In palestra aumenterei di una serie su ogni singolo esercizio. Quindi metti che iniziate con la panca piana e in teoria dovete fare 3 serie, io in questo caso ne farei 4. Metti che per i bicipiti dovesse fare 3 serie, io ne farei 4. In questo modo, anche durante l'allenamento, provate a bruciare un po' più di calorie del solito. Post workout proverei a consumare un altro pasto che contiene 60 grammi di carbo e 30 grammi di carboidrati e una manciata di grammi di grassi. In questo modo, praticamente con questi due passi intorno il nostro workout, abbiamo colpito tante proteine, quasi tutte le proteine che dobbiamo colpire nell'arco della giornata, e in più abbiamo colpito carboidrati minimi essenziali per andare bene e forti durante il nostro workout, e abbiamo conservato tutti i grassi per la sera. Poi andate quindi a questo evento. A questo evento mettete che sgarrate completamente, mangiate 5000 calorie che sono esageratissime, mettete che mangiate la torta, mangiate il primo, il secondo, il dessert, bevete un sacco di alcol, ma 5000 calorie sono veramente tante, non penso che ci arriverete, però metti che voi consumate queste 500 calorie. Nella guida che allego qui sotto vi farò vedere i calcoli che voi dopo 2 o 3 giornate, metti che siete a dieta, poi fate questo sgarro, voi per le prossime 2 o 3 giornate della vostra dieta riuscirete a riassorbire le calorie che avete utilizzato nello sgarro. Questo per quale motivo? Perché una volta riuscite, sicuramente iniziate a ballare, anche se sgarrate di 5000 calorie, mettete che il vostro fabbisogno giornaliero è di 2500 calorie, state in un surplus per quella giornata di intorno alle 2500 calorie. Avete un po' aumentato l'energia che avete bruciato aumentando le serie in palestra, diminuite un po' di calorie lì. Aumenta le calorie che bruciate attraverso il NEAT, ovvero il movimento che fate semplicemente per consumare più calorie, è il movimento involontario corporeo che fate, magari vi muovete di più, magari non so, battete il piede, magari ballate quando state alla festa, quindi bruciate ulteriori calorie. E come ultimissima cosa,
quando consumate più calorie ci sarà l'effetto termogenico del cibo, quindi anche parte di quelle 5.000 calorie di sgarro ci sarà magari un 10% che va semplicemente a digerire le calorie. Come vedete, arrivate magari a un surplus solamente di 2.000 calorie giornaliere. Se stavate in un deficit di 500 calorie giornaliere, voi tra 3-4 giorni avrete riassorbito tutto lo sgarro, e questo vuol dire che fra una settimana avrete comunque bruciato grassi in quella settimana. Se non mi credete, scaricatevi la guida gratuita e vi faccio vedere tutti i calcoli proprio basato sulla scienza, com'è che potete riassorbire uno sgarro simile. Quindi uno sgarro preparato lo potete affrontare in questo modo, nel migliore dei modi: consumate pochissime calorie prima dello sgarro, quindi fate il digiuno intermittente, bruciate un po' più di calorie, magari fate 30 minuti di corsa, aumentate di una serie per ogni esercizio durante il vostro allenamento in palestra, e poi affrontate lo sgarro tranquillamente, e dal giorno seguente non pensate a digiunare o fare altro, semplicemente tornate a seguire il vostro piano e riassorbirete lo sgarro in 3-4 giorni. Questo è il primo tipo di sgarro. Il secondo tipo di sgarro è lo sgarro involontario, quello sgarro che non pianifichiamo, che metti, siamo stati perfetti con la dieta e poi ci viene una voglia matta di mangiare un dolce, non so, andiamo, apriamo la credenza, ci stanno un pacco di biscotti, diciamo dai, ne provo uno, lo mangiate, finisce che ne mangiate un secondo, un terzo, e finisce che tutta la scatola di biscotti è andata e iniziate a mangiare tutto il resto che ci avete in casa. Questo ci è successo a tutti almeno una volta, direi una volta all'anno, magari per quelli che noi siamo più bravi magari una volta nella vita, per altri magari capita sempre. E quello che dovete veramente capire qua sono due cose. La prima cosa: se non sgarrate così costantemente, ma solamente veramente una volta ogni 2-3-4 mesi, allora dovete provare a capire che cos'è che ha triggered il vostro sgarro, che cos'è che vi ha fatto veramente venire voglia di fame, venire voglia soprattutto di cibo dolce, magari cos'è che vi ha fatto venire voglia. Ad esempio, stavate a posto, ma poi cosa è successo? Avete aperto il frigorifero, magari dovevate prendere lo yogurt Total Fage 0% e avete visto la fetta di torta di vostra sorella, e è quello che vi ha fatto voler consumare il cibo? Dovete veramente capire che cos'è che vi sta facendo venire voglia di sgarrare. Trovate la causa principale di questo sgarro e la eliminate completamente. Ad esempio, se erano i cioccolatini in salotto, sei tornato dopo una serata con gli amici, eri un po' ubriaco, hai visto un cioccolatino dove sei mangiati tutti, allora di a tua madre: mamma, i cioccolatini per favore non me li mette nel salotto, tieniti da te in camera di letto così io non li vedo quando torno a casa ubriaco. Ad esempio, dovete capire veramente la causa principale di questo sgarro. In secondo luogo, invece, se sgarrate in modo abbastanza costante, abbastanza frequente, quindi sgarrate magari una volta a settimana, magari siete perfetti per 5-6 giorni e poi un giorno a settimana sgarrate tantissimo. Ragazzi, a questo punto io vi direi di ricontrollare tutto quello che state facendo e di vedere veramente se la dieta che state seguendo voi fa veramente per voi, perché questo è importantissimo. La dieta che segui deve essere una dieta su cui tu puoi rimanere aderente il 95% delle volte. Quindi la dieta che segui tu devi esserci costante, deve essere una dieta che riesci a sostenere per il resto della tua vita praticamente. Per questo motivo io sono un esponente della dieta flessibile, perché so che semplicemente essendo consapevole delle calorie e dei macronutrienti che ingerisco, io da qui a quando muoio saprò esattamente quanto sto mangiando, se sto in surplus, se sono in deficit, se sto mantenendo il mio peso, saprò esattamente che se voglio includere, non so, se mi viene voglia di un gelato, lo posso semplicemente includere nei macronutrienti giornalieri. In questo modo non mi faccio mancare niente, la dieta flessibile non diventa una dieta esclusiva come la dieta da bro, ma diventa inclusiva. Ad esempio, mi viene voglia di gelato, non è che, ah cavolo, non posso mangiare il gelato, devo aspettare il mio cheat day, segui la dieta da bro a filo e poi ti mangi un chilo di gelato perché è il tuo cheat day. In questo modo butterete via tutti i progressi, quindi se sgarri in modo costante ti consiglierei veramente di rivalutare tutta la tua dieta. Se ad esempio fai come me, segui una dieta flessibile, appena ti viene voglia del cioccolato lo inserisci nei macronutrienti, non sgarrerai quasi mai, ed è questo che me penso che ora sgarrerò magari una volta ogni 4, 5, 6 mesi, ma mai in modo esagerato. Se sgarro è veramente un piccolo sgarro, e questo per quale motivo? Perché con la dieta flessibile incorporo tutti i cibi, quando mi viene voglia di qualcosa lo mangio e questo mi fa sì che non sgarro. Quindi, detto questo, ricapitoliamo il tutto, che è stato un video piuttosto lungo. Stai ancora qua, ti voglio ringraziare. Allora, primo sgarro, sgarro volontario. Sapete già che sgarrerete, che non potete seguire macronutrienti e calorie. Cosa fate? Pianificate la vostra giornata. Se avete ad esempio il matrimonio la mattina e dovete mangiare un sacco di torta, allora fate sì che per il resto della giornata consumate pochissimo, state quasi a digiuno, ma mangiate proteine,
e carboidrati, provate a minimizzare. Se invece è la sera, saltate, fate il digiuno intermittente per gran parte della giornata, poi a pranzo, pre-workout, post-workout, fate appunto un piccolo pranzo. Invece durante l'allenamento usufruite, sapete già che mangerete un sacco di calorie, quindi andateci forte, aggiungete un set, una serie a ogni esercizio, così bruciate un po' più di calorie. Dopo l'allenamento magari fate 30 minuti di camminata in pendenza per bruciare ulteriore 300-400 calorie. Presentatevi allo sgarro con questo grosso buffer calorico, così che il vostro sgarro non andrà troppo a infrangere sul vostro progresso in palestra. Secondo tipo di sgarro, lo sgarro involontario, dovete semplicemente, se sgarrate una volta ogni tanto, allora provate semplicemente a capire che cos'è che vi fa sgarrare e rimuovetelo dalla vostra vita. Se è la fetta di torta di tua sorella perché lei non segue una dieta in cucina, dille per favore nascondi la torta, che non la voglio vedere, che sennò sgarro. Se invece sgarrate molto più frequentemente, c'è gente che segue una dieta da bro perfettamente per 2 giorni e poi il terzo sgarra e mangia tantissimo, se sei tu, ti prego, è una dieta insostenibile, ti consiglio di rivalutare tutto, di magari passare una dieta flessibile che non ti farà mancare niente, perché mentre tutte queste diete sono diete esclusive, ovvero ti dicono che non puoi mangiare questo, cioè tipo di cibo, la dieta flessibile è una dieta inclusiva, ti dice puoi mangiare di tutto a patto che rispetti macronutrienti e calorie, e secondo me è quella più sostenibile se anche tu come me vuoi vivere il fitness e vuoi incorporare il fitness nel tuo stile di vita. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio che siete ancora qua, ovviamente ho preparato una guida che più o meno riflette tutto quello che ho detto adesso, ma le mette scritto e magari potete capire meglio anche i calcoli, presento tutto per farvi capire che se sgarate non è un problema, non dovete digiunare per i prossimi 3 giorni, ma che lo riassorberete in 2, 3, 4 giorni. Quindi trova scheda in descrizione profilo, oppure andate sul mio sito www.muscolavita.com/negozio e scaricate la guida gratuita per come affrontare uno sgarro. Purtroppo lo devo fare in questo modo, perché se andate a vedere il sito ci sarà una campanellina e vi dirà che il sito è secure, quindi c'è un certificato di sicurezza, e questo è l'unico modo che posso garantirvi che i vostri dati sono al sicuro, tutte le transazioni tra me e voi saranno al sicuro grazie a questo certificato. Quindi per questo motivo magari è un po' più lungo il processo, ma vi garantisce l'anonimità e tutti i vostri dati saranno al sicuro. Fatemi sapere che cosa pensate delle guide, se la scaricate e la leggete. Mi raccomando, buttateci un like, se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo molto presto a Barcellona. Ciao ragazzi.